chiederle se dicesse due parole il dottor Gregori dell'ASUR, che si occupa direttamente delle mense, del menù delle mense, perché non so se avete capito che noi abbiamo un obiettivo un po' ambizioso, e cioè cambiare le mense scolastiche. E spesso ci avete provato. Non è semplice. So che ci avete provato diverse volte, però il problema qual è? Che si trovano delle resistenze molto spesso nei genitori stessi, perché i bambini non sono abituati a casa a mangiare un certo tipo di alimenti, poi vedremo quale. E quindi se voi date, penso che più o meno avrete quasi tutti i bambini che vanno all'asilo o comunque in età scolare, cosa succede? Che ritroviamo nel menù quotidianamente prodotti animali. Quindi se la motivazione è nei genitori, chiaramente tutto diventa più facile, perché lo stesso menù viene proposto a scuola, ma viene proposto a casa. E chiaramente quello che è determinante è abituare fin da piccoli i bambini a mangiare in un certo modo. Non possiamo poi pensare che da adulti improvvisamente comincino a mangiare in modo più sano, ok? Prego. Ah, addirittura. Allora sì, salve a tutti, molti di voi insomma mi conoscono perché abbiamo collaborato insieme. Io volevo dire proprio due parole che come ASUR, come Dipartimento di Prevenzione, come Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, siamo molto, molto contenti di dare il patrocinio a questa manifestazione, perché comunque ecco, oggi penso che si parlerà di alimentazione, di corretta alimentazione. E visto che comunque gli argomenti tratteranno soprattutto la prima parte dell'alimentazione, quindi addirittura dalla gravidanza, ci sembra insomma molto attinente al nostro lavoro, perché comunque noi cerchiamo di fare prevenzione, e quindi addirittura questa è una pre-prevenzione, perché comunque in gravidanza sappiamo benissimo che tutto quello che mangiamo arriva al feto, e quindi comunque se mangiamo bene noi, mangerà bene anche il nostro bambino. Concordo con il discorso delle mense scolastiche, perché comunque riuscire a cambiare le mense scolastiche sarebbe veramente un bel progetto. Purtroppo spesso ci abbiamo provato, ma le resistenze dei genitori, qualche volta anche qualche resistenza da parte degli insegnanti, e vediamo insomma quello che riusciremo a fare nei prossimi anni. E comunque se c'è qualche collaborazione con qualche altra associazione, noi siamo sempre ben felici di collaborare. E anche sul discorso magari di giorni vegetariani, o comunque ecco di ridurre un pochino sia l'introito di carne che insomma di cibi di derivazione animale, sarebbe anche lì un bel progetto, una bella iniziativa. E lascio la parola alla cuoca, grazie. Per introdurre questa cosa, non so se qualcuno di voi ha già partecipato l'anno scorso ad una conferenza che aveva lo stesso titolo, che si intitolava Mangiare bene per crescere sani. Bene, questo è il proseguo di quella conferenza, cioè siamo passati alla parte pratica. Questo grazie a una serie di associazioni e di istituzioni, adesso ve l'elenco, spero di non dimenticare nessuno. Allora, innanzitutto Altra Marea, che è l'associazione sulla nascita e genitorialità, che forse qualcuno di voi conosce, e se avete piacere poi potete prendere parte alle nostre iniziative o sostenerci, e trovatela ai moduli. E altre collaborazioni da parte dell'ASUR, da parte dei servizi educativi del comune, l'Argonauta e Casa Archilei, il circolo Le Fontanelle che ci ospita, e vi ringraziamo molto per questo. Poi vi introduco Eticare, e l'Emporio Altra Economia, che ci ha fornito questa fantastica materia prima che vedete qua sul tavolo. Vi introduco la cuoca, che viene da Milano, dell'Associazione L'Ordine dell'Universo, che collabora con l'Istituto dei Tumori, con il professor Berrino dell'Istituto, ex direttore dell'Istituto dei Tumori. Lascio parlare lei, lascio un attimo introdurre se stessa e quello che fa. Se non tutti avete le dispense, là sul tavolo abbiamo fatto delle fotocopie, vi chiediamo per un rimborso spese la cortesia di un euro per aiutarci, e niente, spero che questa cosa vi piaccia, e adesso ci divertiremo insieme.
Buongiorno, mi chiamo Elena, sono presidente dell'Associazione dell'Ordine dell'Universo e ho collaborato fino a marzo con l'Istituto Nazionale Tumori per ben 7 anni, dove il mio compito era quello di insegnare alle donne dei progetti a fare questo cambio alimentare, insegnar loro a far da mangiare. La nostra associazione poi si occupava anche di altre cose all'interno di Cascina Rosa, quali cene di educazione alimentare o eventi, e molto molto lavorato con le scuole materne ed elementari per fare i laboratori con i bambini. Poi c'è stato il cambio di direzione a Cascina Rosa e io sono uscita a marzo più o meno, quindi non collaboro più direttamente con l'Istituto Nazionale Tumori, ma continuo a collaborare col professor Franco Berrino. Allora, iniziamo il corso. Volevo dire solo una cosa: la mia preparazione non è prettamente scientifica, ho studiato l'alimentazione più in campo energetico, quindi la mia formazione è di medicina tradizionale cinese e sono approdata all'Istituto Nazionale Tumori proprio perché il dottor Berrino ha fondato i suoi studi su quello che era la medicina orientale. Ok, sì, volevo un attimino agganciarmi a quello che hai detto tu, era esattamente quello che volevo dire io come anticipazione, e volevo raccontarvi un'esperienza che ho fatto che è stata bellissima. L'anno scorso, ogni tanto mi vengono un po' di idee strane, ho voluto organizzare una cena dove l'ho fatta con i bambini e poi abbiamo invitato a cena i genitori, quindi la cena che ho preparato con i bambini l'abbiamo invitato a cena i genitori. È stato bellissimo perché l'abbiamo così buttata lì come cosa, invece abbiamo avuto una richiesta veramente enorme e l'abbiamo fatta in 2 serate con 25 bambini per ogni serata. Non ho voluto dare delle fasce d'età, infatti c'erano i bambini dai 2 anni fino ai 12 anni perché poi si sono aiutati molto tra di loro e l'ho fatta proprio a Cascina Rosa, no? Ed è stata veramente fantastica perché intanto ho detto loro il menù e già sapevo cosa sarebbe successo, quindi ho fatto la zuppa di Shrek perché mai avrei potuto dire che era una vellutata di piselli, non l'avrebbero mai mangiata, e quindi lì ho avuto un applauso eclatante, no? Wow! Poi ho preparato del riso coi funghi, un riso semi-integrale coi funghi, e l'idea era che loro facessero delle palline e poi venissero messe nel forno, no? Poi ho fatto delle zucchine trifolate, avevo preparato l'impasto della pasta, a ognuno di loro ho dato un mattarello, qualcuno se l'è preso anche in testa, e hanno preparato degli involtini con queste zucchine. Poi ho fatto delle verdure a crudo, quindi delle carote, dei finocchi, quelle che a loro piacciono sostanzialmente, e poi come dolce avevo preparato del miglio, che oggi vi presento perché è un cereale che viene comunemente chiamato il cibo degli uccellini, invece è un peccato perché ha veramente delle caratteristiche molto interessanti. L'ho cotto nel succo di mela con delle albicocche secche dentro e poi quando si raffredda questo miglio diventa duro, no? E quindi ho fatto preparare ai bambini delle palline, quindi siamo arrivati dalle biglie alle palle da bowling, no? Cioè quello che è arrivato lì con la palla così, e le ho fatte arrotolare nel cacao, quindi sono tutti dei tartufini o dei tartufoni a seconda della dimensione. E è stato bellissimo, la bambina di due anni l'ho trovata nella pentola del cioccolato, sapete, le teglie grosse, che voleva prenderselo tutto per sé. Quando ho comunicato il menù, chiaramente la cosa che è venuta fuori è il bleh, che schifo, no? Dopo hanno cominciato a fare le palline di riso e gli è rimasto tutto il riso attaccato alle manine, no? Quindi non sapendo come fare per tirarsi via sta schifezza, se la sono leccata, no? E una ha cominciato a dire: ma che buono che è, prova a assaggiare. E insomma è stata un domino, no? Quindi tutti si sono leccati le manine e tutti hanno detto che era buono, no? La cosa più bella è stata la sera, quando sono arrivati i genitori e qualcuna in particolare che passando a prendere la zuppa di Shrek, la mamma mi ha detto: poca, perché mio figlio non le mangia queste cose qui.
hanno fatto il tris, no, il bis. Quindi questo per dire la resistenza delle mamme rispetto a invece il gusto che i bambini hanno, no? L'altra cosa che mi succede spesso è quando vado nelle scuole a fare laboratorio anche con gli adolescenti, con loro faccio le cecine e le prepareremo qua insieme oggi, e la voglia che questi ragazzi hanno di sapere, perché quello che ho riscontrato è che non c'è conoscenza nel cibo, nel modo più assoluto. Non solo non c'è conoscenza, ma non c'è consapevolezza del cibo. E questi ragazzi, è fantastico quello che hanno voglia di imparare e che purtroppo non sanno neanche dai genitori, perché chiaramente loro sono così, perché i genitori li hanno educati in questo modo. Sono 4 anni che sono consulente di Milano Ristorazione, che è l'ente che distribuisce i pasti nelle scuole milanesi, e la difficoltà è veramente enorme, a parte che là si distribuiscono 80.000 pasti al giorno, per cui immaginatevi un po' la complessità di questa macchina, no? E la resistenza un po' da parte di tutti, perché in realtà il dottor Berrino aveva presentato un progetto da fare all'interno delle mense scolastiche bellissimo, dove voleva coinvolgere tutte le fasce, quindi dai cuochi con l'insegnamento alle insegnanti come sensibilizzazione, ai genitori, e introdurre i laboratori con i bambini. Quindi era veramente un progetto dove bisognava prima educare, prima di proporre il cambiamento, e purtroppo non è stato preso in considerazione. Quindi continuano a portare avanti la loro politica come è sempre stata fatta, anche se qualche passo avanti è stato compiuto, insomma. Quindi questo mio anticipo era proprio per dire di aprirci a queste cose, perché oggi sentirete notizie e nozioni che forse non vi immaginerete neanche, no? Però quello che io vi chiedo è di aprirvi e soprattutto di continuare nella ricerca. Su YouTube, se voi cliccate Franco Berrino, troverete tutti i filmati che fa, tra cui una conferenza che lui ha fatto l'anno scorso sul cibo del bambino, che è veramente bellissima, e quindi io vi invito ad andarla a vedere. Bene, iniziamo. No, basta che cliccate Franco Berrino. Franco Berrino, sì. Beh, sì. Allora, comunico il menù di oggi. Zuppa di Shrek. Quindi vellutata di piselli guarnita con i crostini. Ai bambini i crostini piacciono molto, di solito mi avevano, prima della zuppa mi avevano già fatto fuori i crostini. E poi volevo proporre il miglio, chi è che conosce il miglio? Nessuno? Qualcuno? Ok, insomma, già una grossa un grosso risultato. Il miglio, che è sempre così difficile da cucinare, per cui io lo propongo sempre per far vedere che invece fatto bene è molto buono. Ma soprattutto le caratteristiche nutrizionali sono molto interessanti. Oggi lo facciamo in gnocchetti, quindi faremo dei gnocchi di miglio alle erbe aromatiche. Ai bambini, per esempio, piace molto il pesto, assolutamente, e si può fare un pesto senza il formaggio, che viene buonissimo. L'importante è che ci sia il basilico, l'aglio, l'olio, e di solito metto delle mandorle e il sale. Sì, se avete i pinoli, io metto le mandorle, però vanno benissimo anche i pinoli, anche le noci sono buonissime. Per cui no, non è tanto il formaggio che fa il pesto, mi chiedo perdono ai genovesi se ce n'è qualcuno, è il basilico che a loro piace molto. E quindi quando bisogna, per esempio, ho preparato una ricetta di insalata di farro da proporre nelle scuole, e gli ho fatto mettere il pesto perché sapevo che avrebbe avuto un successo, insomma, diversamente il farro ai bambini non piace. Quindi faremo questi gnocchetti di miglio, mi aiuterete a farli perché siamo in tanti, per cui poi ci metteremo lì a farli. Poi ho pensato di fare delle lenticchie rosse, anche perché volevo proporle a livello di inizializzazione del bambino. Le lenticchie rosse sono sicuramente il legume più digeribile, normalmente i pediatri le introducono a tarda età di svezzamento, intorno ai 10-12 mesi, ma introducono a 6 mesi la carne,
no? Quindi, perché i legumi sono difficoltosi da digerire, mentre la carne no, no? Invece no, è una cosa che sarebbe da sfatare, però sicuramente la pelle dei legumi ai bambini non va bene perché loro hanno l'intestino ancora un po' immaturo, e come primo approccio sicuramente la lenticchia rossa è eccezionale. Poi a livello di verdura ho pensato a delle zucche che piacciono molto ai bimbi. Avevo pensato di farla in purè, però visto che siamo tutti adulti le facciamo al forno con rosmarino. E poi ho preparato dei finocchi sui quali poi apriremo una parentesi, perché li preparerò pressati e poi vi dirò che cosa vuol dire pressare le verdure e perché andiamo a pressare le verdure. Ho pensato anche di fare delle merendine, perché spesso mi dicono: ma io cosa gli do di merenda, non so cosa dargli. E quindi faremo queste cecine in due versioni, una dolce e una salata, e in quella dolce gli metteremo sopra della crema di nocciola che dolcificheremo con del malto di riso in sostituzione della Nutella, e a loro piace tantissimo, anzi qualcuno mi ha detto quasi meglio della mia Nutella, no? Che ho detto boh. E poi prepareremo una torta che noi faremo in teglia, ma che a casa si può fare a crostatine. Sapete che ci sono quelle teglie con le crostatine, e si possono fare tante crostatine in modo che per qualche giorno il bimbo ha la sua crostatina, e magari anche farla con gusti diversi, mettergli della marmellata o della crema di nocciole, magari anche insieme a del cacao o della verdura, della frutta. Per cui insomma, lavoro da fare ce n'è tanto. Iniziamo a introdurre quello che è l'argomento del giorno, come l'alimentazione in gravidanza. Sicuramente è un momento bellissimo per una donna, ma è un momento di grande sconvolgimento fisico. Spesso ci sono donne che vogliono cambiare alimentazione in questo periodo, e qui c'è da stare un pochino attente, perché chiaramente una che cambia alimentazione porta il suo corpo a eliminare le tossine, ad avere comunque degli sconvolgimenti, e già ne ha tanti. Per cui ecco, chi vuole cambiare alimentazione durante la gravidanza è bene che lo faccia in maniera molto morbida e senza fare integralismo, e soprattutto senza fare dei tagli drastici nell'alimentazione. Bisogna stare attenti chiaramente a non mangiare i cibi industriali, come i quattro salti in padella, quindi quelli ricchi di glutammati e di sapori molto forti, i soft drink, che sono queste bevande zuccherate, che oggi sono veramente, già dal 2001 che l'OMS ha lanciato questo messaggio di far ridurre soprattutto ai giovani queste bibite che predispongono poi il ragazzo all'obesità. Quindi queste sarebbero da evitare. Evitare anche le carni conservate, esattamente come le 10 regole del WCRF, che sono i salumi. E limitare tutti quei cibi che non sono poi così benefici. Bisogna stare attenti anche molto a quei cibi dove c'è scritto che sono sani e salutari, o quelli dove c'è scritto senza zucchero aggiunto. L'aspartame è un dolcificante che oggi è molto spinto, ma che sappiamo anche essere molto nocivo, soprattutto in gravidanza. Ecco, contiene tre sostanze all'interno: una è la fenilalanina, che è una sostanza neurotossica, l'altro è l'acido aspartico, che è quello che si presume possa predisporre a danni del cervello del bambino, del feto, e poi c'è il metanolo, che viene scomposto nel nostro organismo in formaldeide, che è un potente cancerogeno. Quindi pensate un pochino che cosa ci propongono per, mangiamo lo zucchero, che forse è meno dannoso dell'aspartame. Questo non vuol dire che dovete mangiare lo zucchero. Quando ci sono queste voglie, possiamo aiutarci in qualche modo, per chi è in cambiamento di alimentazione, magari soddisfarle, ma con consapevolezza. Quindi quello che c'è da imparare un pochino è l'equilibrio delle cose che si mangiano. Quindi se si mangia della carne perché si ha voglia di mangiare della carne, mangiamo tanta verdura dietro questa carne, oppure equilibriamola. Generalmente la carne è sempre stata accompagnata a del limone, qualche cosa che comunque ci aiuti a renderla più digeribile.
E così come il formaggio, quindi se mangiamo il formaggio mangiamo tanta verdura dietro questo formaggio. Se invece già facciamo un'alimentazione predisposta a cereali integrali, legumi e verdure, possiamo magari avere anche più capacità, più consapevolezza di fare questi cambi, di questi aggiustamenti. Quindi se si ha voglia di mangiare tanta carne, magari possiamo mangiare del pesce, per esempio, o magari farci delle pietanze che sono un pochino più saporite, che ci danno questa voglia, che ci tolgono questa voglia di mangiare la carne. Se invece abbiamo molta voglia di dolce, qui abbiamo la capacità di farci dei dolci di buona qualità, oggi ne vediamo questo, poi nei prossimi incontri ne vedremo altri, usando dolcificanti come il malto di riso, il malto d'orzo, usando il succo di mela per impastare, oppure dei latti vegetali, oppure usare la frutta secca o la frutta fresca anche, mandorle, nocciole per quanto riguarda i grassi. Quindi abbiamo veramente tanti ingredienti per poterci fare dei dolci. Ma per attenuare questa voglia di dolce possiamo anche a livello di verdura aiutarci, mangiando delle verdure dolci come le zucche, per esempio, come le cipolle, come le carote. Questo attenuerà questo senso di dolce. Poi vi ho messo anche nella dispensina. Delle problematiche che possono avvenire in gravidanza, tipo l'anemia, di solito si dice aumenta il mangiare della carne, no? Ma non è detto che questa carne che si mangia abbia un ferro totalmente disponibile, anzi, mangiando cereali integrali, legumi e verdure, sicuramente abbiamo tutto ciò che ci serve, ma per enfatizzare questa necessità possiamo per esempio cucinare le verdure a foglia verde cotte appena appena. Per esempio, mettiamo sulla nostra acqua con salata, quando va a bollore abbiamo la nostra cima di rapa, per esempio, che è una delle verdure ad alto contenuto di ferro, e la scottiamo, la tagliamo fine perché la cima di rapa è dura da cuocere, no? La tagliamo un po' fine, poi aspettiamo che bolla l'acqua, la buttiamo dentro. Quando vediamo 2-3 minuti, il tempo di guardarla, e vediamo questo verde meraviglioso che viene fuori. Cercate di godere anche della bellezza del cibo che ci dà mentre la cuciniamo. Viene questo verde smeraldo stupendo, la tiriamo fuori immediatamente. In questo modo la clorofilla, che è fuoriuscita dalla rottura della cellula durante la cottura, viene metabolizzata nel nostro corpo in emoglobina. Quindi tutte le verdure verdi, quindi anche il cavolo verde, il broccolo, gli spinaci, tutto ciò che è verde viene sintetizzata in emoglobina, e anche se la quantità è minore rispetto alla carne, ma è totalmente assorbibile. Poi vi ho messo alcuni piatti per aiutarci in questo senso. Ci sono degli ingredienti che magari non conosciamo, come il gomasio. Lo conoscete il gomasio? Il gomasio è un condimento, un condimento che si prepara con il semi di sesamo e il sale, e che è ricchissimo di calcio ed è totalmente assorbibile questo calcio. Oppure alimenti che non pensavamo facessero parte della nostra tradizione, come le alghe. Io spesso mi sento dire: ma come? Parlate tanto di tradizione e di chilometro zero e poi proponete le alghe. Sì, magari a Milano è un po' fuori luogo, ma nella zona costiera dell'Italia l'alga si è sempre usata. Ancora adesso nel napoletano, che magari non le mangerei nel napoletano visto gli inquinamenti che ci sono, però fanno le zeppole, e credo anche più in giù nella Sicilia. E nell'Italia sempre si sono mangiate le alghe nella zona costiera. Per cui abbiamo dei cibi che noi abbiamo completamente dimenticato della nostra tradizione. Nell'entroterra invece, per avere questi sali minerali importanti, si usavano i germogli. E ancora si pensa che il germoglio sia di tradizione orientale, ma all'interno nel nostro territorio si usavano i germogli per poterci reintegrare e fornire di questi sali minerali. C'erano i contadini che andavano a lavorare la campagna con i germogli in tasca e se li mangiavano durante il giorno, e uscivano per colazione. Sapete cosa mangiavano nella tradizione? Lo sapete? Pasta e fagioli.
è chiaro che andando fuori al mattino, andando a lavorare la terra, c'è bisogno di un qualche cosa che liberi gli zucchi lentamente, che ci dia la possibilità di lavorare senza avere stanchezze, o quantomeno che duri il più possibile. Oggi fare queste colazioni, io vedo spesso a Milano delle mamme che portano il bimbo nei bar, non so qua, però portano il bambino al bar a fare colazione con cappuccino e brioche, no? E insomma non va bene. Un'altra cosa che vedremo insieme è una crema di riso, che può essere eccellente sia per lo svezzamento, ma questa crema di riso è anche un potente antinfiammatorio. Poi mentre la lavoreremo vi darò delle specifiche. L'allattamento sicuramente è un momento bellissimo ed è un'emozione fortissima che lega mamma e figlio. Ed è molto importante, perché le sostanze che la mamma passa al bambino rafforzano il sistema immunitario del bimbo. Quindi è fondamentale che la mamma allatti il suo bambino. Non solo, ma pare che l'allattamento al seno della mamma restringa le pareti cellulari dell'intestino del bambino, e facendo sì che si sviluppa l'impermeabilità dell'intestino del bambino. Quando si sviluppano, quando si svezzano precocemente o quando si danno loro dei latti artificiali, questa cosa non avviene, infatti sono più predisposti a problemi di tipo allergico. Quindi è importante, l'intestino è fondamentale per il sistema immunitario del bimbo. E poi è bellissimo, è un momento bellissimo che lega mamma e figlio come penso niente altro al mondo. La mia poppava ogni ora e mezza, mi veniva voglia di buttarla fuori dalla finestra, però insomma è un legame. Ci sono altre cose molto importanti da dire, per esempio la disponibilità immediata, cioè il bambino ha fame, tu lo attacchi senza doverti alzare di notte, scaldarlo, la temperatura è perfetta, ma soprattutto i nutrienti presenti del latte di mamma sono esattamente i nutrienti di cui il bambino ha bisogno, e cambiano a seconda dell'età del bambino, cioè si modificano automaticamente da soli, c'è un meccanismo che il Padre Eterno ha studiato bene, no? E che noi ogni volta andiamo a sconvolgere. Vi ho citato questa dottoressa che non ricordo come si chiama, ma che sta facendo un lavoro benissimo, bellissimo nei paesi del terzo mondo, Chiara Castellani, e dove ha fatto denuncia rispetto al fatto che queste industrie alimentari vanno in questi paesi a vendere questo latte artificiale, devastando queste popolazioni. Nei paesi poveri questa cosa attecchisce poco, perché i bambini sono belli grassottelli, la mamma è un po' meno, ma essendo poveri non hanno i soldi per comprare questi latti artificiali, e quindi bevono il latte di mamma. Il problema arriva poi con lo svezzamento, quindi la malnutrizione arriva dopo. Mentre i popoli che hanno più disponibilità rispetto a dare da mangiare il latte in polvere ai bambini sono quelli che hanno più problemi. Vi ho messo dei dati anche rispetto alla morte dei bambini per assumere questo latte, e c'è anche una denuncia fatta da parte dell'OMS rispetto alla Nestlé, che l'hanno denunciata come essere primo responsabile per le morti di questi bambini. Su 27 casi 26 sono morti, quindi mi sembra veramente alta la percentuale. Insomma, vanno là, tra l'altro usano anche dei mezzi veramente poco umani, quindi ci sono questi venditori di latte che vanno là e si spacciano come infermieri e vanno nelle stanze delle donne che hanno appena partorito per convincerle del fatto che non hanno sufficiente latte del bambino e che quindi devono assolutamente integrare con il latte, e ancora non si fa niente per questa cosa. L'ultimo argomento, dopo partiamo, è il latte vaccino. Se vi ho messo una tabella sopra la dispensa, se voi andate a vedere la sproporzione grossa che cade all'occhio è quella rispetto alla quantità di proteine, per esempio ce n'è molto meno nel latte di mamma e molto di più nel latte di mucca. Per forza
il vitello deve crescere in breve tempo e deve aumentare la sua massa in maniera notevole. Mentre invece vedrete lo scompenso dei carboidrati, perché il vitello quando nasce il suo cervello ce l'ha già sviluppato al 100%, noi no. E quello che abbiamo bisogno di sviluppare nel momento in cui il bambino nasce è esattamente il sistema del cervello. E quello che nutre il cervello è lo zucchero, il carboidrato. Questi latti artificiali hanno più proteine rispetto al latte di mamma e gli ultimi studi scientifici che sono emersi sono molto chiari nel dire che sono le proteine, l'eccesso di proteine che porta a sviluppare problemi di obesità nel bambino più grande, anche negli adulti. Dare il latte vaccino troppo precocemente al bambino, non avendo l'intestino sviluppato, può portare addirittura a sviluppare diarree prima, poi emorragie, quindi è importante che il latte vaccino venga dato il più tardi possibile. E teniamo conto che il latte serve nella prima fase della vita, nel momento in cui il bambino si svezza non c'è bisogno di dargli latte, tantomeno il latte di un'altra specie animale. Non siamo l'unico mammifero che continuiamo a bere latte, che continuiamo a bere latte di un'altra specie. E anche quando siamo stati svezzati non è necessario continuare a bere latte, neanche se fosse della nostra specie. Tutti gli animali, una volta che hanno finito di bere il latte, vanno avanti a mangiare quello di cui sono preparati a mangiare. No? I carnivori mangeranno carne, gli erbivori mangeranno erba e noi mangiamo quello che siamo predisposti a mangiare, cereali, legumi e verdura. L'ultima cosa che riguarda un pochino la parte etica è un messaggio in modo particolare che magari non tutti correlano quello che è l'alimentazione. Il nostro padre della medicina occidentale diceva siamo quello che mangiamo, è vero. Vi ricordo che questo eliminare la carne è data dal fatto che ce n'è tantissima oggi, quindi ogni giorno mangiamo carne, a mezzogiorno e la sera formaggio e salumi, che non verifichiamo. Io quando dico spesso, ma mangi carne? Assolutamente carne non ne mangio io, no, mangio un po' di prosciutto, un po' di brisaola, un po' di... Per cui, ed è fantastico anche il fatto di non collegare che questa carne è un animale vivo, no? Non so se già su YouTube è girato per un po' di tempo questo video bellissimo, in America è stato girato, c'era questo tavolone grosso con la macina carne che fa le salsicce, no? Qui c'era una botola dentro e dentro c'era una commessa nascosta e sopra c'erano dei vassoi con le salsiccine, tutti i salamini, tutte queste cose. Quindi c'era questo personaggio che invitava la gente che passava nel supermercato ad assaggiare questi prodotti, no? E invitandoli poi a comprarlo anche, no? Quindi ne voleva sì, 2 etti, 3 etti, mezzo chilo. Questo prendeva il maialino piccolino, no? E lo metteva nella botola. E poi accendeva la carne facendo figurare che il maialino che era stato messo dentro usciva come salsiccia, no? Ma in realtà il maialino lo prendeva in braccio l'assistente sotto, no? Quest'uomo qua ha preso tante di quelle botte dalla gente che passava e dico, ma caspita, ma non vi rendete conto che è esattamente quello che avete mangiato adesso? No, non c'è questo legame. Quindi il fatto di vedere il maialino che veniva inserito dentro li sconvolgeva, ma però volevano la carne da mangiare, no? Non abbiamo più la qualità del cibo che avevamo una volta. Oggi queste mucche, questi maiali vengono allevati in maniera intensiva. Viene dato loro un cibo che non fa parte della loro natura. Il maiali, per esempio, viene dato l'aspartame. Viene dato l'aspartame perché ingrassano prima. Alle mucche viene dato soia e mais e loro sono erbivori, non hanno lo stomaco preparato per mangiare queste cose e quindi non digerendole promuovono nel loro organismo infezioni batteriche. Addirittura ci sono mucche alle quali viene praticato un buco all'altezza del secondo stomaco e sono costrette a tirare fuori il cibo a mano perché è talmente che fermenta che non riescono neanche a farlo lavorare.
e quindi poi gli devono dare antibiotici, ormoni per la crescita, senza contare la paura che vivono queste mucche, la sofferenza che vivono, che noi ce la mangiamo. E questo è un messaggio che io voglio dare. Ci sono anche qui dei filmati che io non invito a guardare perché sono veramente molto forti, ma c'è un bellissimo libro che si chiama Se niente importa, molto forte se avete il coraggio di leggerlo, però quantomeno non ci sono le immagini, e spiega di quanto l'uomo sta uccidendo il pianeta attraverso gli allevamenti intensivi. Gli allevamenti intensivi sono la prima causa di inquinamento ambientale. Bene, adesso che vi ho tirato sul morale, procediamo con il lavoro. E siamo arrivati, diciamo, alla fine del lavoro. Ci puoi descrivere intanto? Di solito il pasto lo facciamo partire sempre con una zuppa, e in questo caso la chiamo sempre la zuppa di Shrek, soprattutto quando parlo con i bambini, che in realtà è una vellutata di piselli, ma se la chiamiamo vellutata di piselli loro non la mangiano. Ed è semplicemente fatta con piselli secchi, acqua, gli ho messo una foglia di alloro e uno spicchio d'aglio schiacciato. Li ho fatti cuocere per un 40 minuti circa, poi se lo vogliamo ancora più denso frulliamo il contenuto, se no va bene anche così, lo mettiamo nel piatto e lo guarniamo con dei crostini che ho fatto saltare nella pentola con dell'olio. Adesso cosa abbiamo invece? Allora, adesso abbiamo invece il piatto unico, che è fatto da gnocchetti di miglio alle erbe aromatiche, lenticchie su bruschetta, abbiamo fatto dei finocchi pressati e una zucca al forno con rosmarino. Ecco, finocchi pressati, cosa si intende? Si intende un po' riportare quello che era la nostra tradizione con i crauti, no? Dove che vengono messi sotto pressa, si usa una soluzione salina, che può essere sale o qualsiasi altra soluzione salina, e si mettono sotto pressa per almeno 2 ore. In queste 2 ore avviene il processo di lattofermentazione, per cui diventano più digeribili e con le nutrienti più assimilabili. Quindi perdono i liquidi, in pratica? Perdono i liquidi, sì.